supremo di Vevelescia. Una maledizione spezzata. Ok, è morto. Aggiungi leggi. No. Allora, pretendenti, rivendicazione non esercitata. Allora, vediamo un pochino. Posizione vuota nel consiglio, perché chi manca? Ah, il cancelliere. Siamo te. Concedi favore reale. Affari interni. Ok, questo. Promuovi l'accettazione. Scusa, tra quella francese e quella a che punto sta? 26%. Invece forma una cultura ibrida, potrei farlo già. Guerrieri costieri. Buono. Dimostrazione. Sì, anche questo è buono. Irds. Puoi reclutare Ascarli e guardiani della città. Estetica. Così, questa. Sì. E scopriremo nuove. Stimolati da relazioni positive e da un maggiore scambio culturale, i popoli di cultura danese e anglosassoni sono diventati sempre più vicini nel corso degli anni. Ora gli individui di questa società hanno cominciato a vedersi non come uno o l'altro, ma come entrambi, simultaneamente, parte di una nuova cultura anglo-nordica. Le tradizioni e i valori della cultura dal danese formano la spina dorsale di questa nuova cultura, mentre varie caratteristiche di quelle anglosassone sono state adottate e integrate per soddisfare le esigenze della loro nuova società. Con la popolazione anglo-nordica che ora guarda a me per la guida, è il momento di porre le basi per il nostro nuovo futuro comune. La cultura anglo-nordica si è costituita a partire dalle culture danese e anglosassone. Ok, estetica anglo-nordica, noi siamo bellicosi. Segno di distinzioni, man mano che la fama della mia dinastia cresce, allo stesso modo si diffonde la familiarità con il glorioso sigillo della dinastia Smyora. Il simbolo della mia famiglia è ormai riconosciuto nei circoli regionali della nobiltà, annoverato tra le più importanti linee di sangue anglo-nordica, così come dovremmo essere. Il manufatto Smyor Dynasty Banner è diventato magistrale. Ok. E fra 50 anni ci prendiamo la. Oh, è morta Finie. Peccato. Asatru. Riforma la fede Asatru. Allora. Sono. Allora. Comunione no. No, allora, gnosticismo, idonismo,
predicatori itineranti, questo qua. Ah, il Turiano contiene almeno tre siti a Saturiani. Scusa un attimo, Fedi. Scusa un attimo. Sito sacro di Uppsala. Ah, mi manca questo. Sito sacro di Jorvik, che è questo. Cultura anglosassone. La mappa, le mie spine hanno generato quel cacciatore che ha generato un buco nel l'uomo ha speso una grande quantità d'oro si è vantato del trionfare che avrebbe concluso con un'elegante signora vestita di perle e sete. A quanto pare egli ha disegnato una mappa di intorni per una nobildonna sconosciuta. Le persone pensano che la signora stia trovando contro di me a uno dei miei sudditi. Insediamento castello. Ok, allora, scusa un attimo. Ribe. Costruisci un nuovo edificio. Avamposti commerciali. Ah, questa guerra l'ho persa. Dai, su. Oh, così sia. Senti. Ma certo. Refigund. Altro. Allora, acquista una rivendicazione su un regno se sei... Ah, no. Peccato. Al rivoltante re supremo... Ok, allora. Ok. Voi attaccate qua e voi andate qua lo stesso. Promuovi accettazione culturale. Su, oh. Ok. Allora, cattolico e anglosassone. Allora, negoziamo il rilascio, convertiti e fatti reclutare, ok. Andate qua a fare un po' di spesa. Ah. 32, ok. 26. Tu vai qua e
Tu invece vai qua. Baronia di... Scusa un attimo. Vai qua. Ok, 37 e torno con... Ok. Allora, voi ora andate qua. Ok. Allora, vediamo un pochino. Dov'è? Sta qua, ok. Ah. Poi, sì, posso invadere il regno. Penalità fama. Ah, perché... senti. Ospita un modesto banchetto. Benvenuti amici, dai su. Sono appena uscito a proposto quando sento nulla che proviene da Duca Berna. Sembrava che lui e Duca Roncon siano venuti alle mani. Mentre Berna sta subendo una vera manifestazione, uomo Rogon. Troppo tardi, mi rendo conto che la rotanza materia ha frenato lo stadio stante verso il lager cioè tapestri. Ok. Segreto rivelato. Herbert ha una relazione incestuosa con... l'opinione perdi un... Ok. Ok. Insultare con gusto, mentre si struggono le portate, un odore inconfondibile mi raggiunge e io sorrido. Che il mio fedele amministratore Duca Rogon sia insensibile al coriandolo è qualcosa che purtroppo ho dimenticato di dire al cuoco. Vi do il benvenuto. Ma sì, dai. Guadagniamo. Allora, alla prossima. Allora, in teoria mi servirebbe... No. Vantaggi disponibili, studioso. Che cosa mi dà? Ah, buono. Acquistato il tratto studioso. Ok, e ora... allora, mettiamo tutti qua. Una festa in tuo nome. Che festa meravigliosa è stata. Con la festa promessa del grande sagro capo figure, ancora fresca nei ricordi di coloro che hanno partecipato quel giorno. I partecipanti alla mia festa stanno cantando estaticamente le melodie. Mi sentivo ebbro di felicità mentre la gente applaudiva e adorava i miei piedi. Bello! Un ulteriore vantaggio è mantenere la promessa fatta al figure. E che tutti coloro che hanno partecipato alla festa stanno parlando bene della mia corte. Più 10 alla magnificenza della corte.
Senti. Vai a staccheggiare qua. Tu qua. Tu vai qua. E tu vai qua a 30. Negoziare con i pirati. Un certo sospetto che ricevo da una delegazione di criminali da Jomsvik, che presentano lettere del Gran Maestro Raglan, feroci prigionieri saccheggiatori sia di mare che a terra. Questi fondamenti religiosi sono alcuni dei pirati più famigerati e mostrati al mondo. Come ogni buon assassuriano, ho ascoltato le storie sulla loro devozione e sulla loro prudezza, con un misto di stupore e paura. Ora sembra che il loro Gran Maestro stia offrendo il comando di questi gruppo di volontari, condizioni che li usi per razziare e saccheggiare in nome degli dei. L'opinione del Gran Maestro Raghavan. Ma sì, dai. Sopravvive un figlio. No, Jergen è stato ucciso. Allora, con il passare del tempo e l'assenza di nuovi corpi mi rilasso gradualmente di nuovo. L'assassinio si è fermato, tuttavia non posso fare a meno di notare che gli omicidi si sono fermati non appena Jorgen è morto. Ok, dai, su. Sta razziando. Freya diventa maggiorenne, filosofo geniale. È bravo il mio figlioletto. Una maledizione spezzata. I colpi di scena del destino non sono sempre stati a mio vantaggio. Odino sa che io fui maledetto il giorno che incontrai Bouchard. Oggi, tuttavia, quella maledizione è stata sciolta. Il mio destino mi ha sorriso e ha postato quel ripugnante nella tomba. Era ora. Cinquantuno. Dai, su. Ok, 33. Enya diventa maggiorenne, impiegato parsimonioso. È bravo il mio figlioletto. Città di Vattelapesca. No, anche e anche mio figlio ha trovato la morte. Che peccato. Ora chi è? Il mio nipote, Gregario Razionale. È bravo il mio nipotino. Salvataggio automatico, dai, su. Oh. No? Qua, allora, tu vai qua e tu vai qua. Una vita da ricordare, Scully. La recente morte di mio figlio, il conte Scully, ha lasciato i suoi cari in lutto per la perdita del grande uomo. Essendo una delle prime persone più vicine al defunto, potrei prendermi l'impegno di ispirare il funerale adeguato. È tradizione tra i buoni asatruiani
utilizzare una barca per il funerale dei più nobili territori, così da permettergli un passaggio migliore verso il Valhalla, e di sicuro Skooli merita questo. Ma sì, 400. Era proprio il mio figlio, il mio erede. Magari non il più intelligente fra tutti i miei figli, ma gli volevo bene lo stesso. Una vita da ricordare, Skooli. Mi pongo di fronte alla piccola folla di persone in lutto. Volgo lo sguardo su ognuno di loro che piange per la perdita. E inizio il mio discorso. Skooli, il tumulo dietro di me contiene già un vascello possibilmente costruito. Il prodotto di legni esotici dei nostri migliori maestri Tascia non navigherà mai in oceani mortali, ma potrebbe compiacere gli dei e portare benedizioni sul defunto. I servitori portano l'ultimo dei tesori sepolcrali. Poi, finalmente, il corpo di Skooli viene deposto in cima al suo feretro. Chiudete il tumulo. Ho confiscato la statuetta abbellito di cocatrice. Ok. Ninnolo magistrale, erudizione più 5%. Ok, tu vai qua, tu saccheggia questa chiesa, tu saccheggia questa. Scusate, allora, poi tu vai a saccheggiare questa, tu vai a... no. Rimani qua. Ah, fate accomodare immediatamente il duca Wistan. Sì, va bene. Problemi alla corte. Mio nipote Friere ha celso durante le nostre recenti battaglie, e la mia corte è in fermento di eccitazioni. Che campione realizzato, che modello di comportamento, che uomo. Con tutte le lodi che piovono su di lui, è chiaro che ci si aspetti che io lo ricompensi ufficialmente. Ma sì, ti do oro, sì, oro. Ok, allora, magnificenza della corte. Ok. Oltre non posso andare. Novena. No. Ah. Sì, allora, sì. Così arriva. Oh, alloggi piccoli. E pochi servitori. Costo di reclutamento dell'ospite, buono. Ah, con un sorriso stanco ma felice, Kenna mi mostra una figlia perfetta. Chi diventerai, figlia mia? E come dovrai chiamarti? Kenna. Kenna è un nome abbastanza carino. Ok, allora. 40. Ok, allora,
tu a quanto stai? Vabbè, prendi questo. Ah, fuga! Il mio prigioniero, il duca Ebert, è fuggito dalle mie prigioni. Che tu sia maledetto, Ebert. Ok, ora torniamo a casa e lasciamo tutti i soldini. Grande blot. E indiciamo questa udienza, ok? Un contadino proveniente dal castello di Stade è condotto al mio cospetto e non importa cosa facciano le guardie, lui non smetterà di danzare, perdendo sangue dai piedi macinati. Non posso smettere, signore. Nessuno di noi può, non finché collassiamo. Per favore, aiutateci. Mio cortigiano Baton è certo che i cittadini siano usciti da un eccesso di sangue che causa gli squilibri di tumore. Il mio Roxodi, da suo canto, dice che si tratta di una maledizione. Peste danzante per 10 anni. Mania di danza contenuta. Ah. Ma sì, dai, guarda, prendiamo fede. Un inviato di una città di provincia, sindaco Giuseppe Viti, minchia razza d'eroe del cacchio, è venuto a protestare contro l'abuso che la sua città ha sofferto per mano del suo vicino, il vescovo suffraganio Dietmar, sotto protezione del loro signore. Il conte Alain di Chalons. Occupano e si impadroniscono le nostre terre coltivabili con la forza, minacciano i proprietari delle terre di dannazioni spirituali, di violenza materiali per sconfiggerli a vendere i loro beni. Vi supplico, rendeteci giustizia. Dietmar non è... Aspetta, chi è Alain? Revoca titolo, richiedi conversioni. Allora, sindaco Basidemi è revoto, ma ci ho messo bisogno. Il loro malcontento è chiaro. Mio signore, desidero prendere la tranquilla contadina Kristen come mia donna. Si parla del suo modo di danzare in tutta Olescia. È da tempo che negozio con la sua famiglia. Questo pettegolo fuffante, triste, invidioso e approfittatore. Ok. Non è un tuo vassallo diretto. Il mio lavoro qua è concluso. Ok. Dai, su. Dai che arrivo a 1800, dai, su. Oh, 2000. Ok. Ok, è come ultima guerra del mio regno. Invaderò il regno della Franconia orientale e mi prenderò tutto questo. Ma questa la vedremo.